cioè tu hai lanciato delle pietre, un razzo, quello che vuoi, C'è il non si pane. sa se arriverà nel centro, perché il centro è collegato col tempo. Se quello che hai fatto è attuale ancora dopo X tempo, quello comunque rimane. E qui imperversava nel bene e nel male l'arte povera, Eh no? sì, esatto, qui siamo nella patria Sì, che di loro avevano Germano fatto molti. Celant. Lui mi diceva di Cela, poi non so se lo vuoi. Lui diceva che Celant, secondo lui non potevano esistere artisti a Genova, no? Perché Secondo secondo Celant o secondo. Celant, dicendo per Costa Claudio, visto Ah, che lui era nato a ho Genova, capito. cioè Lo qua di qua, escludeva un po'. diceva non possono nascere artisti a Genova perché è una città di commercianti, di botteghe. E lui fu messo fuori, non accettato nel movimento dell'arte povera. Lui faceva mitologie individuali. Capito, ma era solitario però in questo suo. Sì, Cioè. anch'io sono un po' solitario perché ne nasco da lì, cioè Sì. questo andare da soli è un po'. Lui seguiva molto Pasolini, e c'è quella poesia sul libro Teorema di Pasolini alla fine del libro che dice: ah, i miei piedi non so dove mi portano, no? Che cammina nel deserto. E io poi dopo la sua morte, così ho pensato, e ho pensato che comunque lui si è vestito molto di quello che diceva Pasolini. Io Ma lo penso di sai sì. per certo? Hai detto mi piace Pasolini, No, io sono ne ho coinvolto. parlato Ah, con sì, lui. quindi Ne non ho è una tua. parlato, lui non è che andava a sbandere a tutti, però ho capito, poi Sì. guardandola, lui aveva fatto la civiltà contadina, questo, quello, sono discorsi di Pasolini questi. Non credo solo, cioè non è che lui ha avuto Pasolini, ma credo che Pasolini ha Lo abbia avuto un influenzato. grande, l'ha influenzato molto. Tornando a Genova, quindi a parte questo. Diciamo bocciatura tra virgolette commerciale di Celant, come era visto qui, diciamo, Genova era orgogliosa di avere Costa. Io, la prima Guarda, nel 2002 c'è la prima ufficiale performance di Costa a Genova, a meno che io sappia, poi non so, magari c'è dove, però prima di questo questa qua la episodio. dovevano fare, questa mostra qua la dovevano fare. Pensa che dentro c'è una performance che abbiamo fatto io e lui assieme, no? Sì. Ci sono le fotografie di una performance che abbiamo fatto io e lui assieme. Non hanno neanche messo il mio nome, e non hanno specificato, ci sono delle fotografie Sì. così. Il Siete anni dalla progetto, sì, non morte. avevano capito il progetto di Claudio. Non avevo capito, non avevano accettato. Dava fastidio? Io credo che non l'avevano più capito che accettato, cioè di conseguenza non l'avevano accettato, perché dentro a tutto questo discorso che lui voleva fare, ma non solo lui, era dicendo con l'arte terapia, con gli psichiatri, l'artista, i degenti, i ricoverati, si può, perché il paradigma è questo qua, prendi psicofarmaci, non fai più sogni, se non fai più sogni, lo psichiatra perde sia lo Amore. psicologo, perde, no, non sa più dove agganciarsi al tuo problema. Ah, no, giusto. Quindi non racconti il tuo inconscio. Bravo. Il metodo per raccontare l'inconscio è arte terapia, danza terapia, musicoterapia, è comunicazione non verbale dove tu racconti il tuo sé attraverso dei simboli sonori, dei simboli del corpo, cioè dei movimenti. Ma questo è Caprof, l'happening fluxus. Sì, e Jung aveva Però quei farmaci, ipotizzato. tutto questo, tu hai detto subito, se uno prende i farmaci, però Non dopo. sogni più, però puoi usare queste tecniche. E usando queste tecniche e venendo a galla questo inconscio, che io l'ho visto per 10 anni, perché per 10 anni con lui, al lunedì e al mercoledì facevamo 2 ore alla mattina arte terapia con i degenti e gli psichiatri. Io avevo questo impegno che mi aveva chiesto lui, Sì, cioè, sì. visto che hai lo studio qua, pigliati come impegno del lavoro Certo. volontario, gratuito, io l'ho accettato perché per me era una gioia comunque stare anche lì, di fare arte terapia. Mi è servito tantissimo per capire anche la mia arte terapia, cioè Sì, ma anche Claudio ne parlava della sua lì, certo. Sì. Ecco, perché è un raccontarsi. Poi c'era Davide, questo secondo Davide. Claudio e anche secondo me, dicevo. Ogni tanto dicevo, quando c'erano queste cose di Davide, dicevo, scusa, Claudio, non ti offendere, ma Davide è il più grande di me. Davide di cognome, scusa. Raggio. Lui non era matto, era una sera d'inverno, lui stava al buio nello studio, bellissimo, aveva questa corsia, una piccola corsia, forse, sì, sala medica, molto, visite.
e lui in penombra veniva giù la sera, ha fatto un lungo racconto di tutta la sua vita, che io non conoscevo, anche perché non è che fermi le persone e dici perché sei entrato qua dentro, sei matto, non sei matto. Ha contato che a 16 anni la sua famiglia l'avevano venduto alle camicie nere, comunque l'avevano pagata. Lui a 16-17 anni va nella Repubblica di Sardegna. L'avevano addestrato, e l'avevano messa una mitragliatrice, doveva stare su. In un certo punto non doveva passare nessuno. E lui ha detto, e io ero lì e non passava nessuno, perché non facevo passare nessuno. Poi la guerra va a finire, circondati dagli inglesi, con pochi viveri che gli la facevano andare, e molti si ammalavano. Diceva, chi diceva che voleva morire è morto. Io invece dicevo, non voglio morire e non sono morto. Gli hanno fatto una finta fucilazione, ci fa gli inglesi, non sono stati molto bravi, mi diceva, perché mi hanno tappato gli occhi, mi hanno detto che mi fucilavano, mi hanno legato a un albero e poi hanno sparato in aria. Io sono morto dalla paura. E poi gli hanno detto, allora lui ha saputo che la Repubblica di Salò la chiamavano Repubblichina. Allora di questa repubblichina lui si era un po' incuriosito, allora chiedeva, ma è una repubblica o una repubblichina? Quando gli ha detto che è una repubblichina, ci fa, ma morire per una repubblichina? No, non è possibile. Non va da spesa. Allora ha detto che è arrivato un alto ufficiale italiano con un inglese e ha detto, chi grida viva Badoglio è libero. E lui, viva Badoglio, viva Badoglio. Aveva 17 anni, 18 anni, gli ha detto, puoi andare a casa. Lui è partito, non so se era in Emilia, dove è andato a piedi a Chiavari. Perché era originario di Chiavari. Sì, di Chiavari, di un paesino di Chiavari. Hanno saputo che in Argentina cercavano della mano d'opera, l'hanno imbarcato, hanno preso degli altri soldi, l'hanno imbarcato su una nave, lui è arrivato in Argentina. Ma tu sai parlare lo spagnolo? L'argentino. E lui fa... Ma io conosco una lingua internazionale, quando ho fame faccio così, quando sono faccio così, ci fa, mi capivano tutti, il cavallo si fermava, ci fa, mi capivano. Quindi era spassoso sentirlo raccontare. Però lì c'è anche una vena sociale di Davide che ci fa, io erano 6 mesi che lavoravo, non mi davano mai stipendio. In Argentina? Perché o arrivavo tardi, o arrivavo così, o il cavallo non era pulito, o questo affare, mi facevano le multe e io a fine mese non mi davano mai niente. Ho saputo che c'era una manifestazione di protesta degli operai, ho aderito, sono stato picchiato, anche, messo in ospedale psichiatrico, perché anche il tempo che scioperava veniva messo in ospedale psichiatrico, con buona abitudine, e scritto alla famiglia. La famiglia ha scritto all'ospedale psichiatrico di Quarto e chiuderlo lì dentro. Aveva 24 anni e è stato messo nell'ospedale psichiatrico di Quarto. Ma secondo te questa amicizia con Costa deriva dal fatto che anche Costa era di origine chiavarese o aveva questo, o così semplicemente una empatia? Ma lui aveva già fatto delle esperienze di pittura qualche anno prima, forse 10 anni prima, che c'era stato un primo... personaggio che io non so chi è perché non ho chiesto come si chiamava, che aveva fatto dipingere Davide, e c'erano già dei quadri che avevano già 10 anni che erano lì. Poi quando è arrivato Claudio ha visto magari questo precedente. Sì, ma anche Claudio avrà avuto la stessa sentendo questo racconto io, perché lui faceva avanti delle cose che, guarda, te ne racconto una, poco prima, ma scusa, disse Claudio. Ma a un mercato Raggio vendeva i quadri? No, non voleva. Sei arricchito? No, ti spiego perché. Lui mi diceva, il negozio che regala è sempre pieno, mi diceva. No? Non ci può essere un negozio che regala che è vuoto, c'era sempre pieno. Però io qua mangio e dormo gratuitamente, se io vendessi dei quadri, levo da mangiare a chi deve pagare l'affitto. Un filosofo. E io, cioè, Davide, non so, probabilmente non avrà avuto coscienza di classe, coscienza politica, ma diceva delle cose così vere, così popolari, così di saggezza, di tradizione, che non potevi che amarlo. Cercavano la vendita dei quadri di Claudio, che anche di tanti non hanno capito bene. Claudio, che dei soldi era completamente disinteressato. Completamente disinteressato, nel senso, sì, non è che regalava le opere, però
l'uso del denaro era per investirlo nell'arte, non era per arricchirsi. Ricordo che avevo fatto un lavoro per lui, per un museo, gli avevo colorato tutte queste piccole sculture che sono quelle verdi. Quelle verdi le avevo colorate tutte io, e poi avevo vergogna di chiedere i soldi. Perché noi ne veniamo, io ne vengo da una generazione che i soldi non si chiedevano. E lui mi doveva dare 100.000 lire. E io non volevo neanche chiedere, ho detto ma che me ne frega, io l'ho fatto così. Cioè, però una volta avevo proprio bisogno, non so, forse dovevo pagare una bolletta. E lui se ne era dimenticato, ma non perché, ma se ne era dimenticato come io non mi ero più interessato di chiedere. Certo, no? Certo. Mi doveva questi soldi qua, ma li è andati subito a prendere. Ma, sì, è stato una cosa. Già mi ha colpito che ti abbia pagato quei tubetti con una sega. E tutto il giorno spostiamo questo, portiamo quello, questa macchina sempre in movimento. Qua mi ricordo una volta che torna dall'Africa, perché ogni tanto veniva giù, io l'avevo colorato con le aniline, queste cose qua, queste cose. Io avevo un amico che era un grosso restauratore, Eros Casotti, faceva indoratore e restauratore, era amico di Scanavino. E lui sapeva dipingere, nel senso, aveva capito. Andava sempre alle Biennali di Venezia, conosceva, ho detto Scanavino, aveva conosciuto Fontana dal Bissola. Però ci fa, Mauro, sei in genovese, ci fa, mi sono un cagò addosso, mi sono messo a fare artigiano perché solo di arte non si vive. E lui mi ha insegnato. Perché io non sapevo niente, io avevo 22 anni, io non sapevo. Sì, sai che vai a comprare i colori, ma mi ha insegnato come dipingere. Perché se non. Certo. Io mi sono reso conto che se non fai una scuola di bottega, non lo sai. Infatti, non sai i colori a olio, i colori a tempera, le gouache. Quindi io non le sapevo. Se sapevo così, ma poi nella realtà. Claudio, quando ha visto che io ci sapevo fare, perché mi ero innamorato di fare questi colori da soli, i colori interni, e poi lui era rimasto un po' colpito da questo discorso dei colori interni, perché dicevo, tu fai un verde, che è la tua anima, no? E non è uguale al mio verde, quindi farai il tuo. Allora lui era rimasto un po' colpito da questa cosa del colore interno. Allora, quando torna dal Kenya, e aveva portato questi, erano arrivati dopo un mese che era tornato dal Kenya, a parte le sculture, le ossa, tutte quelle che aveva fatto lì, fate fare a questi ragazzi qua. E mi ha detto, Mauro, ho capito come dipingeva Picasso. Io c'ero rimasto, ho detto, com'è che ci siamo? Ci fa, perché usava i colori africani, usava. E io ho detto, ma dai Claudio, cosa dici? Allora ci fa, aspetta che arriva la roba. Ed era arrivato questo container però di legno fatto in Africa, era bellissimo, più piccolo, però era un container tutto inchiodato, fatto di legno, che c'era tantissimi colori, le terre africane, rossi, ocra, siena. Lui aveva capito che solo con le terre africane, diceva un po' il mito della, se le mischi i colori stanno insieme, non c'è più problema che il colore salta. Ci fa, ho trovato il segreto. Allora a me mi divertiva sempre, lo prendevo un po' in giro ogni tanto, dicevo, Picasso come va, funziona sempre, regalamene un po' di però l'hai detto tra le righe, è un po' anche la sua conversione, no? Perché hai detto che lui fa studi di architettura, fa anche incisioni, quindi parte da molto lontano dal colore. Allora, lui mi aveva raccontato questo, io ti dico le cose che mi ha raccontato così, e sai anche certo, che è importante. Lui quando aveva finito architettura c'era un concorso per andare nell'atelier di questo stampatore che era a Parigi, che era stato stampatore dei surrealisti di Duchamp. Allora mi dice, e ho detto, ma venire in tutta Italia, ci fa, sì, ma si era iscritto, no, due persone per fare questo concorso, c'eravamo in due in Italia, primo io e un altro, c'erano tre posti, ci fa, era possibile non partecipare, no? Certo. Infatti lì aveva conosciuto Giacometti, che era diventato amico. Questo ho raccontato. E Duchamp l'aveva visto. Vabbè, sì, sì, quello risulta anche nella sua biografia. Che lui diceva che era anche che si davano i baci, gli amanti, queste cose di Duchamp. Poi c'era stato anche, aveva aiutato questo stampatore a fare le affiche. Esatto, per il 68. Per il 68. Esatto, questo è un altro momento storico importante. Poi lui è tornato, credo che in quel momento lì aveva fatto le parrucche, forse, aveva fatto quel periodo delle parrucche. Ora io. Ho fatto il percorso che desideravo fare, cioè dai suoi esordi a Parigi, dal 62, 63, 68, con questo impegno militante, fino al 95, quando muore, quando c'è l'esperienza del manicomiale, eccetera. Perché lui diceva. Cioè allora fai conto, io avevo 25 anni, quindi facevo questa rampa per andare su in un baleno, arrivavo lì e a volte lui esordiva, dice, mamma mi ha detto, sai, l'alchimia mi ha salvato,
ci fa, io pensavo, non vedevo niente, con l'alchimia adesso io ci rivedo di nuovo, sono stato miracolato, l'arte mi ha miracolato, e a volte mangiavamo lì insieme. Una cosa importante che penso che ha detto Claudio. Claudio, penso 6 mesi prima che mancasse, una volta mi chiama in studio, mi dice, ti devo dire una cosa, ci facciamo in guerra. E questa cosa ci fa, perché gli artisti non contano. Sono solo le correnti dei critici che fanno. Questo è fondamentale. Non c'è più spazio per poi. Claudio nell'ultimo periodo viveva questa paura che poi è infondata, però in quel momento chiunque può vivere quella paura di finire come nel dimenticato. Aveva questa paura qua. E penso che per rispetto a lui questa cosa va detta. Infatti, io non volevo cadere nel patetico, infatti volevo chiedere l'ultimo ricordo. Se no diventa una sviolinata. No, ma infatti... Con avrei grande avuto... amore lui ha detto, io rifarò tutte le cose che ho fatto durante la mia vita, cercava di recuperare tutti i simboli, gli oggetti, il modo di fare, aveva fatto queste televisioni con tutti questi oggettini, io ho usato la gomma laca, ecco vedi in questo cassettino metto la gomma laca, ho usato il gesso, ho usato il solfato di rame che lui usava, il verde rame, quel verde là. Quindi aveva riempito queste cose e mi diceva, recuperiamo un monitor piccolo da 5 pollici da poter mettere, che voglio mettere la mia voce, voglio fare delle cose, credo che l'aveva fatto con Valsecchi questo qua. Siamo anche gli esordi del computer, no? Poi più o meno, sì, più avanti. Io li avevo, avevamo trovato un sistema che aveva fatto quella cosa del cervello fatta col computer, l'avevamo fatta insieme quella lì. Lui voleva sapere come si potesse usare, cosa si poteva fare, è andata come è andata.